Settembre si avvicina, bisogna ripartire con gli allenamenti, ma cosa bisogna fare? Quali sono gli esercizi migliori? Che tipo di metodo utilizzare? Ecco, questo è il contenuto di questo video, perché molti di voi mi avete scritto a geofitness910@gmail.com, a me che potete utilizzare per potermi suggerire i temi o magari per farmi delle domande. La persona che mi ha detto: io mi sono sempre allenato, ma da quando c'è stato il lockdown ho fatto una settimana, 2 settimane, 3 settimane di allenamento a casa e poi ho mollato perché mancavano le motivazioni. Cosa faccio? Riprendo come se nulla fosse accaduto o devo fare un percorso diverso? Ecco, in questo video quindi parleremo di questo per evitare di sbagliare nella fase cruciale di un percorso fitness. Ciao ragazzi, sono Gio Vetrano, vi do il benvenuto sul mio canale YouTube Soluzione Gio Fitness. Siamo ancora una volta in esterna, quindi oggi parliamo di come ripartire in palestra, come iniziare gli allenamenti, come evitare gli errori che solitamente si fanno, e per questo prenderò spunto da alcune delle vostre domande che mi avete fatto, ma comunque metterò in campo pure la mia esperienza per portarvi un contenuto interessante. È un anno un po' particolare perché molti si sono allenati, però hanno dovuto subire un fermo obbligatorio da parte dello Stato. Avete tutti subito chiaramente il lockdown, quindi palestre chiuse e ci siamo dovuti impegnare a casa. Molti non lo hanno fatto, molti lo hanno fatto perché sentivano l'esigenza di allenarsi. Qualche altro invece l'ha fatto perché era di moda, insieme al fare il pane o i biscotti. È stato il periodo in cui sui social bisognava mettere per forza il video di un home workout. Come molte volte accade, quando si inizia per moda, poi si cessa totalmente perché mancano le motivazioni. E quindi la delusione ha portato tanti ad abbandonare. Qualcuno, solo qualcuno, quando c'è stata poi la riapertura delle palestre dopo il lockdown, ha deciso di ricominciare con tutte le difficoltà del caso, però non c'è riuscito. Mi hanno scritto in tanti dicendo: guarda, io pensavo di poter ottenere dei risultati, anche minimi, prima della pausa estiva, ma alla fine non ci sono riuscito. Ora a settembre si riparte alla grande. Io spero che tutti coloro che si allenavano a casa con esercizi a corpo libero, che magari seguivano da altri istruttori, da altri addetti ai lavori, possano poi aver capito quanto è importante l'attività fisica nella quotidianità e possano poi riprendere proprio a settembre in maniera seria un'attività. Partendo ci saranno delle limitazioni, e una di queste la ritengo estremamente importante, che è quella del tempo, perché non tutti potranno rimanere in palestra per tanto tempo come facevano in passato. Questo porterà magari ad allontanare tutti coloro che si iscrivono in palestra per cazzeggiare. Molti dovranno allenarsi quindi col cronometro, giustamente, per poter determinare i tempi di recupero. Non dovranno parlare perché magari c'erano meno persone in sala, ma comunque dovranno terminare il loro workout in un tempo prestabilito. E dopo la pausa estiva riprendere è sempre difficile perché si è abituati a dei ritmi un po' blandi. Trovare il tempo della palestra all'interno di una giornata organizzata diversamente è difficile, però una volta che l'avete fatto troverete soddisfazione. Ovviamente io sto parlando a tutti coloro che non hanno il fitness come priorità. Io sto aspettando settembre per ripartire alla grande, ma fondamentalmente non ho mai smesso. Quindi tutti coloro che hanno fatto fitness o comunque si sono allenati sempre a casa, in palestra o ovunque, quindi non avranno difficoltà, ma anche loro dovranno ripartire in maniera particolare. Ci sono ovviamente coloro che non hanno mai fatto allenamento e vogliono ripartire da settembre, e quelli che invece si sono allenati bene magari fino a marzo e poi hanno dovuto per forza di cose smettere, quindi hanno dovuto cessare tutto e ripartire, dovranno ripartire a settembre. Allora, cosa fare? Bisogna partire gradualmente, questo indipendentemente se non hai smesso o se riprendi o se inizi per la prima volta a settembre. La cosa fondamentale quando si riparte è l'alimentazione, quindi cerchiamo di curare l'alimentazione, cerchiamo di essere precisi nel pre-workout, cerchiamo di capire quali sono i nostri obiettivi e in base a quello curare anche, diciamo, il tipo di alimentazione da fare. Se non siamo in grado, cerchiamo di riferirci a un nutrizionista. Questo significa che se dobbiamo curare l'alimentazione, dobbiamo perdere peso, non dobbiamo mai assumere un numero di calorie più basso di quello che si consuma con un metabolismo basale. Se non sapete calcolare il vostro metabolismo basale, potete tranquillamente
cercarlo su internet è molto semplice e in base a quello valutate anche quante calorie riuscite ad assumere. Ovviamente il numero di calorie non basterà, perché bisogna capire poi in che percentuale di grassi, carboidrati e proteine sarà composta la vostra alimentazione, ma in linea di massima l'alimentazione è determinante da curare. Altra cosa importante è iniziare, come vi ho detto, gradualmente, cercare di fare degli esercizi multiarticolari, magari potete fare il full body per 3 volte a settimana, cambiando sempre gli esercizi, dedicandovi una volta agli esercizi multiarticolari, magari un'altra volta cercate di fare dei mini circuito, o magari nel primo giorno di allenamento della settimana lavorate sulla parte alta, full body sulla parte alta, nel terzo giorno lavorate una full body sulla parte bassa, nella parte centrale il circuito, dedicandovi molto all'addominale e al cardio. Anche in questo caso bisogna valutare se naturalmente bisogna capire se il vostro obiettivo è mettere massa muscolare, mantenere il tono muscolare o perdere peso, perché è chiaro che in funzione di questo l'allenamento varierà, ma nelle prime 2 settimane a mio avviso è anche importante un risveglio muscolare, soprattutto se siete fermi da parecchio tempo. Quindi non abbiate paura di avere dei risultati immediati, perché l'errore di molti che si iscrivono a settembre, che non conoscono ancora la filosofia fitness, è quella di voler ottenere dei risultati immediati e quindi vanno a caricare tanto, vanno ad esagerare col numero di esercizi, non rispettano i tempi di recupero e quindi naturalmente si fanno degli esercizi o degli allenamenti fatti male. Chi non si è mai allenato ovviamente deve partire dai macchinari, imparare i movimenti guidati che proprio i macchinari ti obbligano a fare, e col tempo magari una volta a settimana dedicarsi a un esercizio un po' più complicato, come potrebbe essere uno squat, gli stacchi da terra, gli stacchi GT, gli stacchi rumeni, ma anche la panca, le trazioni o esercizi un po' più complicati. Questo perché col tempo questi esercizi andranno poi inseriti in un workout per renderlo ancora più efficace, ma sicuramente più completo. Per chi invece ha cessato l'allenamento per qualche mese, magari proprio per il discorso del lockdown, può ripartire tranquillamente con gli allenamenti che già faceva, però anche in questo caso i carichi vanno ridotti, il numero di ripetizioni magari è aumentato e il tempo di recupero bisogna calcolarlo in maniera precisa. Questa volta, avendo un tempo limitato in palestra, in sala attrezzi, dovete necessariamente rispettare le tempistiche, quindi valutare anche l'allenamento in funzione del tempo che avete a disposizione, e non potete sbagliare. Volevo rispondere a una persona che mi ha scritto e che è abbastanza simpatico, perché mi ha detto: io a settembre decido sempre di andare in palestra, pago la mensilità, ma purtroppo dopo la prima settimana non ho la continuità, e quindi poi torno a dicembre e faccio la stessa cosa, per poi iscrivermi definitivamente da marzo e mi alleno fino a giugno, perché poi inizia il caldo. Che consigli mi puoi dare? Allora ragazzi, prendo questo esempio perché molti di voi hanno lo stesso approccio alla palestra. Questa tipologia di persone sono quelli che sanno di dover fare qualcosa, si impegnano per farlo, ma non hanno la capacità mentale di perseverare su un obiettivo. E quindi si iscrivono a settembre perché magari durante l'estate hanno capito che avevano un fisico non idoneo ai loro canoni e quindi vogliono cambiare. Però si rendono conto che non hanno la motivazione necessaria o comunque la forza di volontà e dopo un po' mollano. Poi prima di Natale cercano di iscriversi, o magari qualcuno dopo Natale perché ha mangiato male, però poi quando arriva la prova costume, marzo, aprile, si lavora intensamente, magari tutti i giorni, 2 volte al giorno, poi si smette perché comincia a far caldo, quando cominciano a diventare un po' più difficili le cose, gli ostacoli sembrano altissimi e quindi si evitano di non solo di superarli, ma anche neanche di bypassarli. Ecco, il mio consiglio è capire gradualmente quali sono gli obiettivi, ma certamente tutto non può prescindere dalla costanza, dall'abnegazione, dalla voglia di ottenere poi dei risultati. Certo, puoi avere un motivatore, un istruttore che ti fa capire, amare il fitness, però tutto deve partire da te, cioè sei tu che devi capire come poterti stimolare in maniera migliore. Magari nelle prime fasi puoi anche affidarti a un personal che magari ti può guidare, ti può spronare, ti può chiamare da casa quando non ci vuoi andare più in palestra e dici: guarda, vieni in palestra perché c'è l'allenamento.
Nelle fasi successive, se non vuoi affidarti a lui perché magari ha un costo elevato, devi comunque fare affidamento su te stesso. Allora io ti consiglio di farti delle foto iniziali, di scriverti tutti gli esercizi su un diario di bordo, quali sono i tuoi obiettivi, quali sono i miglioramenti che andrai a fare di settimana in settimana e di farti delle foto ogni mese che allegherai proprio a questo diario. Quindi avrai un vero e proprio diario di bordo nel quale riuscirai a capire quali sono i risultati che stai conseguendo, ma anche non solo dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista dei carichi, delle ripetizioni, del tempo di allenamento. Questo è importante perché se non hai la motivazione che nasce da dentro, se non hai la motivazione che nasce dal vederti allo specchio in maniera migliore o magari non hai le capacità di poterti giudicare da solo, quando vedi i dati non possono mentire questi dati e quindi magari i centimetri, il peso, eccetera, se saranno migliori di volta in volta, sarai spinto a non mollare per non perdere i risultati acquisiti. Vedrai che certamente con questo metodo non otterrai l'iscrizione in palestra da settembre a settembre, ma i mesi in cui deciderai di allenarti saranno sempre di più fino ad arrivare poi alla totalità dell'anno, che dovrebbe essere la normalità. Allenarsi 12 mesi con frequenze diverse e sapendo che nei mesi più caldi la difficoltà è superiore, quindi si può anche abbassare il livello di intensità senza che questo stravolga totalmente il nostro aspetto fisico, è importante per capire dove stiamo andando e come poter proseguire. Ragazzi, spero che questo video possa servire a tanti di voi, perché io sono certo che molti hanno deciso di iscriversi a settembre o di riprendere a settembre. Lasciate like, attivate la campanella. E ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, mi raccomando, geofitness910@gmail.com per domande. Lasciate i commenti a questo video se avete delle domande o se volete propormi la vostra esperienza. Qui sotto, tra le info, trovate tutti i link che vi portano ai miei social. Ogni social viene gestito in maniera differente. Vi consiglio di provarli tutti e vedere qual è la vostra dimensione.